È arrivato qui per noi il dottor Marco Landi da Lodi, odontoiatra, presidente della commissione Albo Odontoiatri di Lodi e vicepresidente del CED. Dottor Landi, che cos'è il CED? Il CED è l'acronimo per Council of European Dentists, è l'organismo che rappresenta a livello europeo la professione nei confronti soprattutto delle istituzioni europee, in particolare la Commissione, il Consiglio, il Parlamento, la voce dei dentisti in Europa. Quindi è uno slogan che racchiude in sé il significato di uno degli organismi internazionali, no? Che cosa lo distingue dagli altri? Beh, è l'unico... Tipo IRO, tipo... Diciamo che è l'organismo che si occupa istituzionalmente della elaborazione politica di quanto riguarda la nostra professione, politica e tecnica, ed è l'interlocutore ufficiale della Commissione per quanto riguarda la professione odontoiatrica. Rappresentiamo 340.000 dentisti, tutti i paesi UE tranne la Romania più tre osservatori, quindi a buon titolo la Commissione ci vede come gli interlocutori privilegiati. Qual è il criterio per trovare i rappresentanti di ogni paese europeo all'interno del CED? Diciamo che le organizzazioni professionali differiscono molto da paese a paese. Abbiamo alcuni paesi, prevalentemente quelli di tipo mediterraneo, che hanno una tradizione ordinistica. Tipo noi, ma in cui la rappresentanza ordinistica esaurisce tutta la rappresentatività della professione. Nel senso che non hanno sindacati? Nel senso che non hanno sindacato. In altri paesi, dove per esempio quelli scandinavi o comunque di stampo anglosassone, dove abbiamo una associazione molto forte, la cosiddetta una NDA, National Dental Association, che di fatto rappresenta sindacalmente ma anche istituzionalmente tutta la professione, perché non esiste l'ordine, la chamber in senso tradizionale come li intendiamo noi, ma esiste un organismo regolatorio governativo che non è la professione. Ecco, in questo caso qua abbiamo un'associazione. Quindi all'interno del CED sono rappresentate tutte queste anime. E nel caso dell'Italia noi abbiamo le due associazioni che rappresentano gli odontoiatri, ANDI quelle e AIO, le sigle sindacali che rappresentano. Ci sono diversi quindi criteri di rappresentatività a seconda dei paesi. E lei è stato scelto perché mi sembra che dagli anni Ottanta è un rappresentante istituzionale ormai, insomma, super collaudato, sì, diciamo. Io ho una storia, una lunga storia. Una storia prevalentemente, anzi quasi esclusivamente, di impegno ordinistico, dalla CAO di Milano, finendo la CAO di Lodi, passando per la, il Comitato Centrale, la Commissione Centrale Esercenti. Diciamo che la mia esperienza all'estero è un po' il terminale di un impegno istituzionale per la professione. E quindi diciamo che è stato un percorso fatto insieme a tante altre persone, di cui io sono il terminale, ma che è il lavoro di tanti che ha portato anche alla mia nomina alla vicepresidenza. Lei è vicepresidente, è l'unico rappresentante dell'Italia o ci sono altri rappresentanti? All'interno del board, cioè il CED è organizzato ovviamente con dei rappresentanti nazionali che vengono raccolti in assemblea due volte all'anno, a primavera in una capitale europea e a novembre a Bruxelles. E poi c'è un board ovviamente che dirige il CED, che è composto da sei direttori più il presidente e il tesoriere, quindi all'interno di questo board io sono l'unico italiano. Qual è il tipo di influenza che può avere su quelle che potremmo chiamare le linee guida o le direttive europee, l'influenza di queste su ogni singolo Stato e quindi su realtà odontoiatriche che
sicuramente saranno molto diverse, ma avranno anche tanti punti in comune. In tempo di crisi, potremmo aggiungere. Certo, direi che bisogna forse fare un passo, non indietro, un passo alla, di fianco, per capire quello che è lo sviluppo delle direttive a livello europeo. Di fatto è poco conosciuto, anche i nostri parlamentari fanno poco per far conoscere il lavoro, onestamente, che si compie a livello europeo. La direttiva, in quanto tale, non schiaccia diciamo l'autonomia nazionale, ma è sempre complementare, di supporto, armonizza, cerca di armonizzare secondo dei criteri minimi comuni. Quindi lo sforzo nostro è quello di essere presenti come odontoiatri sin dai primi passi delle direttive, quindi dalle prime bozze, per poter dare quella che è la nostra visione, mediato ovviamente dalla consultazione con tutte le nazioni che fanno parte del CED. L'ANDI ha da poco stilato il nuovo codice etico. Ci sono state, diciamo, delle sovrapposizioni o delle indicazioni o delle cointeressenze con il CED, oppure questo viene fatto autonomamente? Io non ho partecipato all'elaborazione del codice etico dell'ANDI. So che quello che posso dire è che il CED ha un suo codice etico alla cui stesura ho collaborato anch'io, che è, essendo una lingua comune armonizzata tra diversi modi di sentire l'etica professionale, è forzatamente sintetico per cercare di raccogliere un po' tutte le anime della nostra professione. Penso che stilando il codice etico Andy abbia tenuto presente sia i codici nazionali che i codici internazionali, sia quello del CED che quello dell'FDI, perché alla fine i valori sottesi a tutti questi codici sono comuni, vengono espressi in maniera diversa secondo sensibilità diverse. Ecco, questo sì. Dottor Landi, come si pone il CED rispetto alle situazioni dei singoli stati e di cosa si occupa in particolare? Cioè, ha potere in qualche modo decisionale oppure è una specie di osservatorio? Ce lo vuole spiegare? Il CED è uno strumento per le singole nazioni, è un strumento di rappresentatività innanzitutto, ma anche uno strumento di comunicazione, di amplificazione delle notizie che arrivano dall'Europa, un ausilio per i singoli paesi, per le rivendicazioni, anche faccio un esempio particolare, l'applicazione, la trasposizione delle direttive passa attraverso ovviamente le normative nazionali. Nel passaggio di trasposizione delle direttive spesso i singoli governi possono applicare delle interpretazioni particolari. Il nostro ruolo è quello di dare l'interpretazione, diciamo, più fedele rispetto alla direttiva e aiutare le associazioni nella loro rappresentatività a livello nazionale e far sì che la trasposizione della direttiva nella normativa nazionale sia la più fedele possibile, quindi la più vicina allo spirito originale della direttiva, senza deviazioni. Ci sono rapporti con le varie università europee? C'è in atto una collaborazione con l'ADE, che è l'associazione degli università, degli accademici europea, perché la direttiva principale, la madre di tutte le direttive nella nostra professione, che è la 2005/36, la cosiddetta direttiva Zappalà sulle qualifiche professionali, vede una grossa fetta del suo contenuto mirato alla definizione del profilo professionale. Quindi cos'è il dentista, cosa fa e come viene formato nella sua formazione di base. Quindi il nostro lavoro in questi anni è stato quello di, nell'ottica della revisione, cercare di portare avanti il profilo del dentista del futuro, non cristallizzare il dentista come è stato negli ultimi 30 anni, ma cercare di elaborare questo profilo. E la collaborazione con gli universitari a livello europeo è servita anche a trasporre quelle che sono le idee di un professionista del futuro, trasporle nella formazione di base. Considerando che
ormai insomma c'è la libera circolazione in Europa. Dal suo punto di vista, dottor Landi, la preparazione nel senso del profilo professionale che emerge dai laureati dei vari stati è abbastanza omogeneo, abbastanza uniforme, o ci sono magari delle grosse disparità o delle grosse differenze che lei sappia? Diciamo che le differenze maggiori riguardano la preparazione clinica. La preparazione teorica globalmente è accettabile in tutti i paesi, anche perché c'è appunto un profilo di formazione di base che è assolutamente unico e univoco per tutti. La differente capacità delle singole università nei singoli stati di dare allo studente la possibilità di esercitarsi sia clinicamente che poi praticamente anche sui simulatori in maniera più o meno prolungata fa la differenza per la formazione del dentista neolaureato. C'è anche una differenza legata alla obbligatorietà o meno del vocational training, cioè del tirocinio post laurea e pre-professionale. Alcuni paesi ce l'hanno, altri non ce l'hanno, quindi questo crea un'altra differenza in termini così di preparazione poi clinica, pratica sul campo. Potremmo dire che l'odontoiatria con il CED sta dando un grosso contributo alla creazione dell'Europa. Perlomeno nel nostro ambito. Senza correre il rischio di essere presuntuoso, però su alcuni settori siamo assolutamente all'avanguardia come capacità di lavorare. Faccio solo un esempio. Uno dei nodi problematici politici più importanti a livello professionale è la difesa della professione intellettuale. Il termine in inglese è liberal professional, ma tradotto come libera professione non rende da noi. La difesa della professione intellettuale, che è trasversale ovviamente a tutte le professioni che noi conosciamo. In Europa ci sono due correnti. Una che ovviamente molto più liberista tende a schiacciare quella che è così le giuste rivendicazioni di autonomia delle professioni, e un'altra invece appunto che le sostiene. Gli odontoiatri in Europa sono in testa al gruppo delle professioni che sta difendendo questa parte. Siamo stati promotori di una Charter of Liberal Profession, quindi un documento che identifichi i valori comuni di tutte le professioni, che sta per essere condiviso dalle professioni più importanti, gli architetti, gli avvocati, gli ingegneri. E che esistano anche delle organizzazioni analoghe. Come c'è anche nel campo medico il CPME, ogni organizzazione professionale ha una rappresentanza diciamo istituzionale riconosciuta dalla commissione come interlocutore. Quindi se non ci fosse bisognerebbe inventarla, insomma. No, che il fatto che la longevità del CED, che ha compiuto 50 anni quest'anno, è determinato proprio dal fatto che sin dalla nascita dell'Europa, l'Europa ha sempre cercato degli interlocutori trasversali agli stati nazionali, ma che rappresentassero delle istanze precise, comuni, e quindi le professioni sono sempre state rappresentate, noi in primo luogo. Il CED ha rapporti con la politica europea, con il mondo politico europeo? Rapporti, dico, abbastanza diretti? Rapporti direttissimi, attraverso sia il lavoro di lobby, intendendo per lobby il termine più corretto e quindi scevro. Lobby non piace molto. Lobby non piace in Italia, perché il concetto di lobby invece è una sana difesa degli interessi dei singoli gruppi, degli stakeholders, dei portatori di interessi che possono andare dai cittadini che difendono gli animali per arrivare alle professioni, quindi non è un concetto negativo in se stesso. Forse sono i nostri politici che l'hanno reso negativo. In realtà i politici di altre nazioni sono ben consci del fatto che rappresentano gli interessi anche di singoli gruppi.
Quindi il CED è impegnato attraverso le singole associazioni nazionali, in particolare quella tedesca, per esempio, che a Bruxelles svolge una grande opera di contatto con i parlamentari, ma noi stessi e altre nazioni, ciascuno al proprio livello, è in contatto con i parlamentari che sono responsabili dei vari passaggi degli iter delle direttive. Parlamento, Consiglio, Commissione, ogni passaggio ha, diciamo, dei politici di riferimento. Io direi che la possiamo ringraziare e ringrazio speriamo voi. Speriamo di aver chiarito un po' le idee su questi, su uno degli organismi internazionali. Posso lasciare magari il suggerimento di andare a vedere il sito del CED, che è www.eudental.eu, per avere informazioni, anche documenti, e sapere qual è la nostra attività e di cosa ci stiamo occupando direttiva per direttiva. Quindi la salutiamo, la ringraziamo. Grazie, grazie a voi. A nome anche di tutto il Consiglio dell'Ordine, del Presidente, e le auguriamo buon lavoro, è già un grande lavoratore, ma insomma. Farò del mio meglio per continuare. Certamente, certamente. E la ringraziamo anche del lavoro che fa per noi come vicepresidente del CED. Grazie, grazie. Spero di poter portare dei risultati non tanto per l'Italia in quanto tale, ma proprio per tutta la professione europea. Grazie, grazie ancora.